E niente, come si evince, ho fatto una manovra, vorrei stazionarmi qui per fare un pranzo, ma purtroppo mi accorgo che il mezzo è un po' in pendenza. Quindi cosa vuol dire? Non sono livellato. Max in questo momento necessita di livellarsi, però io non ho neanche i cunei e purtroppo non ho neanche gli ammortizzatori ad aria, cosa che negli altri mezzi io ho sempre avuto. E allora qui c'è solo una cosa da fare in questo momento: chiamerò una persona affinché lui possa risolvere questo problema. Pronto? Ciao Andrea, come stai? Ciao Andre, bene, tu? Tutto a posto. Senti, io necessito del tuo intervento. Sono qui che purtroppo non riesco a livellare il camper e sull'Etrusco, non avendo ancora montato le sospensioni ad aria, ho bisogno del tuo intervento. Che dici, posso fare un salto e installarle al volo? Dai, facciamolo. Lo possiamo fare? Allora io volo direttamente da te, Andre. Un paio d'ore e sono da te. Un attimo e sono subito da lei. Va bene, a dopo. Bene, dai, facciamolo. Yuhu. Come avete sentito dalla telefonata, Andrea mi accoglie nella sua officina. È bellissimo avere una persona di fiducia, una concessionaria come LC Camper, disponibile nell'immediato ad accogliermi per fare un'installazione importante che renderà la vita sul van molto più agevole. Allora cosa faccio? Mi fiondo da lui e ci vediamo direttamente sul ponte della sua officina. Detto, fatto. Eccoci arrivati da Andrea LC Camper. Andiamo subito a installare gli ammortizzatori. Allora, come mi fa notare il buon Paolo, adesso andiamo sotto il camper e ci sono i tamponi, quelli originali. La parte sinistra è un pochino più sollevata. Io non uso termini tecnici, ma ci si capisce. Mentre la parte destra, bravo Paolo, spiega tu. Il tampone è proprio a contatto del supporto. A pacco, così ci si capisce. Probabilmente diciamo che le c'è. Praticamente non lavorano. Come fossero scariche prima. Esatto. E sai che questo io lo noto anche alla guida, perché comunque devo sempre correggere un po' il volante. Io sono sicuro che una volta installato le sospensioni pneumatiche va tutto a posto. Io vedo che tu sei già preparato per procedere, ti lascio lavorare. Le condizioni più o meno che dovrebbe lavorare sono queste. Peccato che adesso lo stiamo alzando dal Fall Creek. Così dovrebbe lavorare normalmente, non come quello di là. Il
cioè dei van quasi tutti. Chi monta sospensione, chi monta portamoto così o... Necessariamente bisogna di installare, cioè, questo tipo di pneumatici. Ma anche quello, adesso verrà montato i piedini, stiamo montando i piedini stabilizzatori che sono dietro. Tra piedini e tutto, sicuramente, guarda nello stato terrestre, sono già quasi a contatto, perciò... Questo mi fa il peso dei piedini, il peso dell'olio, certo, deve essere vuoto il camper una volta che è pieno. Piedini, no? Allora, siamo qui nel piazzale di LC Camper con il buon Andre. Ciao a tutti. L'etrusco di B600 Max è sotto i ferri. Andre, mettiamoci di qua che c'è il sole. Sì. Senti Andre, una domanda. Mentre il buon Paolo lavora, io prima ti ho chiamato e ti ho detto che avevo necessità di installare gli ammortizzatori perché mi sono piazzato e ero tutto sbergolato. Perché al di là... perché ci sono altri motivi al di là del livello, uno dovrebbe installare le sospensioni ad aria. Ad aria, esatto. Vanno bene per un sacco di motivi, nel senso che, come avrai notato, intanto i furgonati soffrono molto il fatto di essere molto bassi nella parte posteriore, chiamiamolo pure un difetto senza avere problemi del discorso meccanico proprio del Ducato, con un discorso di pesi. Cosa succede? Che l'assale posteriore rimane molto schiacciato, molto seduto, e quindi la sospensione ti aiuta a riportare il mezzo nel suo assetto giusto, naturale, quindi rialzando la parte posteriore e riportando il carico del peso naturale sulla parte anteriore. Questo migliora sia la tenuta di strada, perché lui rimane più fermo, più stabile, ma soprattutto, non essendo più scompensato, quindi non avendo più il muso alleggerito dal fatto che lui è seduto indietro, ti migliora la sterzata, la frenata e di molto. Anche la traiettoria, perché io molte volte in autostrada, purtroppo, per quanto sia affezionato alla motorizzazione Fiat, comunque spesso devo correggere. Sì. Esatto. Con i mezzi precedenti, avendo già montato questi pneumatici, mi sono accorto che dopo l'installazione migliorava nettamente anche la traiettoria. Assolutamente. Cioè il mezzo 100, 110, 120 per quanto si possa andare, sì, un binario. Quindi, certo, c'è questa notevole differenza che non è poco. E poi ho notato anche che tenendolo un pelino più alto, circa 2,5 anche 3, quindi puntato in avanti, ha molta stabilità. Esatto. Confermi Andrea? Molto, esatto, migliora tutte queste cose, perché il muso leggero fa perdere tutte queste prestazioni, queste performance. E poi con la sospensione ad aria è anche modulabile la cosa, più tu sarai carico di peso, più le potrai gonfiare, per avere sempre questo risultato di tenere l'assetto nel migliore dei modi. È vero. Senti Andre, per l'ultima cosa poi ritorniamo dentro, perché sono curioso di vedere cosa fa Paolo, si sente che batte. Allora, io ti ho chiamato, è vero che fra me e te ormai si è instaurato un rapporto di amicizia. Altro che. Però io sono sicuro che tu, al di là di me, perché sai tante volte, ah ma perché tu, sei Camperi, non è vero. Andrea, come tante volte ho già detto nei miei video, si rende comunque disponibile per quanto lui possa, perché molto spesso è... Oberato di lavoro, però io ho fatto una telefonata di emergenza, lui mi ha accolto da qui a circa 2 ore e mezza, 3, il tempo di arrivare, però sono certo che se anche voi necessitate di fare questo tipo di lavoro, o comunque tanti altri lavori, adesso arriva il caldo, ci sarà da montare il climatizzatore, chiamatelo o comunque mandatemi una mail a me, io vi metterò direttamente in contatto con lui, sono certo che lui troverà l'appuntamento o comunque la quadra giusta per venirvi incontro e fare tutti i lavori che voi necessitate. Andre, assolutamente sì, assolutamente. Adesso c'è una bella novità, c'è il sito www.camperi.it, c'è una bella collaborazione con Andre, andate a vederlo, andate nella sezione collaborazioni, c'è Andre in primo piano, lui è qui che vi aspetta col suo staff. Paolo, tanti lavori, quindi adesso il prossimo lavoro, una piccola spoilerata Andre, e poi dopo non troppo, una piccola cosa andiamo a fare su Max, sull'Etrusco? Andremo a migliorare la temperatura. La temperatura, dai, non vi diciamo troppo, ma qualcosa. Va bene, andiamo dentro.
Quindi Andre, questo è il comando che andrà messo sul cruscotto. Sì, stiamo montando la parte del doppio manometro e ricarica che è alloggiata nel vano originale del cruscotto per volante, già fatta apposta per il Ducato, molto bella. Tra l'altro è comodissima perché gonfi e sgonfi, sì, tranquillamente dal posto. Si può installare questo accessorio anche senza, però io ho provato una volta a farlo, ma subito dopo ho deciso di metterlo. È consigliabile metterlo da subito. Sì, sì, meglio. Per la comodità. Ti vedo con in mano un robo che sembra quasi un mini compressore. Un gioiellino. Un mini compressore. Ho detto bene? Esatto, è proprio lui. Adesso andiamo a montarlo. Tu potrai gestire appunto dalla tua console la pressione attraverso il compressore, quindi andrai a gonfiare tramite interruttore e sgonfiare ogni valvola, quindi puoi gonfiare anche in modo separato le due sospensioni. Esatto. Senti Andrea, il compressore viene installato dove? Perché tante volte, sai, sul canale mi chiedono: ma dove lo metti? È più indicato esterno, interno, fa rumore? Ma un po' di rumore lo fa. Domande scomode. Un po' di... No, ma non è scomoda, per carità. Noi tendenzialmente lo mettiamo fuori in un posto ben riparato, ben accessibile. Lui non patisce, non ha parti meccaniche in movimento, quindi l'importante è che sia riparato e sia in un posto pulito. Poi non ha nessun tipo di problema. Questi rumori mi gaso sempre tantissimo. Quando si fanno questi lavori sono sempre contento, perché poi alla fine si va a migliorare tantissimo quando si è in giro. Come avete visto prima, magari avete, che ne so, un momento in cui dovete fermare la sosta, riuscite a livellare senza portarvi cunei dietro, almeno nel caso del van e del mio van io non li ho mai portati dietro. Si riesce sempre a trovare un buon livello, per cui sono molto felice di essere qui in questo momento. Adesso abbiamo portato la parte elettrica, la parte di alimentazione della batteria per il compressore sotto che vai a agire da qua, e i due tubi delle sospensioni destra e sinistra. Quindi la zona posteriore è completata, i tubi sono stati innestati, il giallo e il blu, quindi destro e sinistro. Andrea sta completando tutto il cablaggio del compressore e del manometro. Allora, siamo pronti per fare la prima verifica che tutto sia andato a buon fine, ma non ho nessun dubbio. Mi avvicino ad Andre, che si presta ad azionare il compressore. Vai. Il rumore la dice. Andiamo a vedere. Sembra che si stia alzando. Prova di tenuta, sembra nettamente più alto. La prima volta lo mettiamo in pressione, esageriamo proprio per fare questa prova di pressione, poi dopo le andremo ad abbassare al livello giusto. Sotto stress, è sì, giusto che sia così. Una pressione decisamente superiore a quella del normale. Da completamente zero le stiamo portando a 4, sì, sarà un minuto. C'è da dire anche, Andre, che come prima ingresso d'aria, che erano completamente sgonfie, ci scarico. Mette più tempo. Poi certo, una volta che sono a 2, 2 e mezzo, 3, riportarle su un attimo. È un attimo, sì, sì. Certo. Sì, sì, appunto, un minuto da 0 a 4, quindi... Quindi, Paolo, differenze rispetto a prima? Questa è prima, quando col tampone originale era a questa altezza. Quindi questa altezza toccava già contro il distanziale. Adesso abbiamo guadagnato 60 centimetri. Cavolo. 60 millimetri, scusa. Non indifferente. A 2,5. Poi più le gonfi e più si alza. Direi che c'è veramente una notevole differenza. Sì.
Qual è la differenza? Circa un 55 mm più alto. 55. Ah, 55. Quanti bar? Mezzo. 2,5. Ah, ok. Perciò il minimo più o meno, quasi il minimo. Ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video. Mi sento anch'io parte dello staff perché il buon Andre e Paolo mi hanno omaggiato di questa bellissima felpa. Vi voglio ringraziare anzitutto perché mi avete accolto all'improvviso. Vi ho chiesto, ragazzi, sono in difficoltà, sono arrivato in officina e mi avete montato immediatamente quello che vi avevo chiesto. Non so se voi volete aggiungere qualcosa nel lavoro che avete fatto. La prossima volta possiamo aggiungere queste. Oh, ragazzi, cosa vedo qua? Vedo dei bolloni esagerati. Questi qua, Andre, sono molle che vanno installate nell'anteriore, giusto? Nell'anteriore, sì. Che vanno poi a fare un lavoro più completo rispetto a quello che abbiamo montato oggi. Andiamo a integrare la sospensione con le molle. Che figata. Oh, a sto punto, Goldschmidt, tra l'altro, non vedo l'ora di installarli. Ragazzi, cosa dire di più? LC Camper the number one. Anche questa volta un bel like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Grazie ancora, ragazzi. Grazie a te, alla prossima.